Questo programma è offerto da Divella, Bari Blu, Autoteam Bari, Carrozzeria Calabrese, Sogni Blu. Benvenuti alla sesta puntata di Ritiro Biancoroso, buonasera Salvatore. Ciao Cristian, buonasera a tutti. E come promesso un graditissimo ospite, soprattutto perché ti abbiamo corteggiato a lungo a Bari. Come tutti gli anziani, sono venuto qua perché c'è aria buona. Insomma. Ah, una buona serata a Gigi Frisini, ciao Gigi, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti gli amici di Telebari. Ovviamente attiva la nostra pagina Facebook Ritiro Biancoroso per inviare le domande. Oggi Salvatore è stata una giornata di riposo per il gruppo, questa mattina alcuni giocatori hanno fatto rafting, poi qualcuno si è anche divertito al lago, qualche bagno, un po' di sole, è una giornata assolutamente tranquilla. Aggiungo che in questo momento, mentre noi parliamo, sono davanti a una buona pizza, quindi è un'indiscrezione che ho colto negli ultimi minuti, quindi giornata di assoluto relax. Ovviamente però torneremo anche sui temi caldi, il calciomercato, però ieri ha parlato anche il presidente Cosimo Giancaspro ai nostri studi, poi soprattutto c'è stata anche questa prima uscita ufficiale. Tra pochissimo vi mostreremo una clip realizzata dal nostro Paolo Gentile. Per intanto ti chiedo, Gigi, che impressioni hai avuto? È chiaro, è ancora un cantiere aperto, difficile ancora poter dare un giudizio. Ma dopo 4 giorni di ritiro, la prima presa di contatto col pallone, è chiaro che la squadra è imballata, però la mano di per quei poco... nuovi arrivi, la mano di Stelloni si sta vedendo, perché effettivamente a ben rispetto agli anni precedenti abbiamo visto meno possesso di palla, però molte più verticalizzazioni e finalmente un gioco sugli esterni. È vero che abbiamo affrontato una squadra di terza categoria che faceva una grande confusione, però sistematicamente per la prima volta ho visto arrivare veramente da ambre le fasce centinaia di palloni all'area di rigore, che è sintomo di, le idee sono chiare e c'è da sperare che arrivano gli interpreti nuovi per poter fare e dare alla squadra la possibilità di fare ciò che chiede Stellone. Salvatore, l'hai chiesto ieri però al presidente Cosimo Giancaspro, comunque assoluta tranquillità, la squadra alla fine verrà allestita e sarà anche una squadra competitiva. Ieri il presidente ha detto comunque cerchiamo dei profili importanti. Sì, l'ho fatto ovviamente sia per una mia per soddisfare una mia curiosità e, come dire, mettere a tacere un po' di ansia, ma ovviamente riportavo quella che è stata trasmessa da tutti i nostri amici che scrivono, che uno degli argomenti più caldi è proprio quello dei rinforzi. Lui ci ha rassicurato, quindi se l'avessi fatto io o qualcuno di noi tre qui avrebbe avuto un certo peso. L'ha fatto il presidente in diretta senza nessun filtro, quindi mi fido di quello che dicono. E allora facciamo così, siamo pronti anche per gustarci questa clip e rivivere quella che è stata la prima uscita stagionale del Bari contro il Pinè, e poi torniamo in studio per i commenti con Salvatore Guastella e Gigi Frisini. We'll be right back.
Rieccoci insieme, allora io ho qui con me due difensori e quindi arrivano le prime domande. Danilo ci chiede, ma Moras non è un doppione di Cesare? Cosa rispondete? Prima Gigi, poi Salvatore. Ma no, non penso sia un doppione, anche perché la squadra è partita con l'intenzione di avere due giocatori per ogni ruolo. È chiaro che la prima uscita di Moras a me ha impressionato sul piano fisico, nonostante qualcuno possa pensare 34-35 anni, l'ho visto molto ma molto reattivo. Carismatico, abbastanza cattivo al punto giusto, anche perché poi alla fine diventano anche dei supporti in fase d'attacco, perché sia lui che De Cesare hanno uno stacco eccezionale. Salvatore. Assolutamente non lo vedo come un doppione, sono semplicemente due giocatori che hanno un fisico molto prestante, quindi non vedo questa... Non c'è dualismo, se la volete mettere su questo aspetto. Secondo me possono tranquillamente, io credo che giocheranno anche entrambi, a meno che in qualche circostanza non dovessimo aver bisogno, dovesse arrivare di quel famoso rapido difensore che ci manca già da qualche anno, ma questo dovrebbe accadere in determinate situazioni. E poi, ovviamente, una piccola battuta, gli è stato attribuito il primo gol stagionale a Moras, in realtà non l'ha fatto. No, il primo gol è di Gianzogla. Era che ci stiamo scherzando. Assolutamente. In ogni caso, l'abbiamo detto, Gigi, serve un difensore rapido. In questo momento ci sono, l'abbiamo detto, Moras, Di Cesare, c'è Tonucci, serve un difensore con altre caratteristiche. E non sono rapidi tutti e tre. Non sono rapidi, soprattutto un difensore mancino, perché comunque sono tutti centrali che utilizzano il piede destro. Anche se ieri, effettivamente, mi hanno sorpreso i due esordienti della primavera. Sia Scalera che il giovane Turi. Effettivamente forse il fatto che il Bari quest'anno ha dato fiducia a 7-8 elementi della primavera ha fatto sì che i ragazzi si inserissero con una personalità veramente che fa ben sperare per il futuro. Ieri è stato nominato anche il nuovo responsabile del settore giovanile, Corrado Cotta. Non so se lo conosci, lui nell'ultima stagione ha allenato la Beretti della Pieve di Sangro, in passato anche nel... Ha allenato la Beretti dell'Andria, collaborava con Fabio Sperduti e mi risulta che ha avuto un buon passato di rapporti con il Milan. Sinceramente mi auguro che possa dare a Bari quella necessaria esperienza per far sì che finalmente, a prescindere le vittorie dei campionati, che sinceramente servono a poco, servono solo per l'almanacco, a noi servono dei calciatori che possano praticamente portare il futuro giovane alla ribalta del calcio italiano. Salvatore, con Cotta tutti i tasselli sono andati al posto giusto. Ora... Il Presidente dice di sì, io aggiungendo a quello che dice, sì, che dice Gigi, per quanto mi riguarda il settore giovanile deve fornire, soprattutto in Serie B, alla fine di ogni ciclo, e per me un ciclo del settore giovanile significa 4 anni, massimo 5, deve fornire almeno 3-4 titolari fissi per la prima squadra in Serie B. Se non ottiene questi risultati può vincere pure il Viareggio, il campionato e la Coppa Italia. Se dà 0 giocatori in prima squadra non è stata compiuta la mission per cui si va nel settore giovanile. Daniele ti chiede, ma arriverà qualche giocatore in settimana? Lo speriamo. Intanto ne è partito uno, per Guarna in direzione Foggia, sta per Guarna oggi abbandonato il ritiro. Si sta ragionando sì su un prestito con un obbligo di riscatto in caso poi di promozione del Foggia. In ogni caso ovviamente libererebbe una casella e arriverebbe poi quel famoso portiere che dovrebbe giocarsela con Mikai, anche se in questo momento possiamo dire che non è un'assoluta priorità perché ci sono tanti altri ruoli da coprire. Sì, è proprio così, insomma il portiere adesso, se Guarno dovesse sistemarsi e trovare l'accordo col Foggia, sì, diventa comunque anche lì un tassello da riprendere, però non è fondamentale. Ce n'è ben altri che lo hanno detto, insomma, che il direttore Sogliano l'altra volta chiacchierando, ti ricorderai, ha detto sì, al primo posto c'è il terzino sinistro, in questo momento una casella mancante. Ieri assolutamente mancante. Abbiamo visto anche Scalera disimpegnarsi in quella posizione, anche perché non è la posizione sua. No, ricollegando a ciò che ha detto Salvatore rispetto al settore giovanile, cioè abbiamo un esempio negli ultimi anni di noi. Ha fatto 3 anni, un anno di C2, 2 anni di C1 e poi alla fine pronto. Cioè, questo dovrebbe capitare per 3 o 4 giocatori. Dopo 2 anni di apprendistato nel giovanile, un paio di anni in Lega Pro, se poi sono bravi, li metti subito, e il resto poi di punto in bianco li metti nell'ambito della prima squadra e bene o male vai a risparmiare anche sul piano degli impegni. Assolutamente. Arrivano le prime domande di mercato, ci chiedono, ma Gazzi e Vives arrivano, e soprattutto il Bari ha più necessità di uno o dell'altro?
Secondo me sono due giocatori completamente diversi. Sì, sono completamente diversi. Gazzi è diciamo quello che in qualche modo abbiamo visto fare per tanto tempo, ovviamente con una qualità diversa, non me ne voglia il buon Romizzi, anche perché Gazzi ha una grandissima esperienza, ha giocato tanti anni in Serie A. È un romuzzo con più qualità tecnica. Esattamente. Quindi però voglio dire, ecco, la presenza di Gazzi, che firmerei domani per averla, non è nelle priorità, ecco. Vives invece è un giocatore che può tranquillamente servire tra virgolette di più in questo momento. Perché? Perché ha tempi di inserimento, sa giocare in avanti, e poi sì, ovviamente ha esperienza, ha qualità, e soprattutto lì in mezzo al campo serve qualità. È il giocatore ideale per il 4-4-2 che vuole. Esatto, che vuole. E quindi sì, sono due giocatori fondamentali, anche se noi dal Torino, scusami, finisco, stiamo inseguendo con più insistenza, ricordiamo il nome, perché sono due giovani, sono under 21, non vanno a intaccare famoso numero massimo degli over, e quindi insomma col Torino io mi auguro che questa settimana qualcosa arrivi. Qualcosa potrebbe accadere, poi Soriano ovviamente molto amico di Petrachi, i due sono a stretto contatto, quindi la speranza è che davvero si possa concludere qualche trattativa nei prossimi giorni. Però dicevamo dell'importanza anche di un calciatore poi come Vives, un giocatore con quelle caratteristiche, un regista. Giocatore che è un po' mancato anche in queste stagioni, Gigi. Anche perché ieri abbiamo addirittura provato il primo tempo Gentoblus, difensore centrale. Gentoblus, sì, un altro di quei giocatori in partenza. Dopo Guarn, lui e Rada sono ovviamente sul... Siamo lì. Prossimi alla CR ritiro. Sì, ma c'è il problema. Di... adesso non voglio allarmare nessuno, ma il problema è quello di avere richieste che in questo momento stanno un po' latitando, ma questo la dice lunga sulla staticità del mercato, che anche se molti dicono gli altri si stanno rafforzando da tutte le parti. Il direttore Sogliano ci ha detto, lo dico senza ombra di smentita, se vogliamo che lui porta 14 giocatori ci mette mezza giornata, ma giusto per fare il numero, in realtà devono prendere quelli giusti. Oggi stiamo facendo fatica a contattarlo, Sogliano, chissà, magari sì, sta lavorando alla cremente, sì. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria tra poco. Eccoci insieme con Salvatore Guastella e Gigi Frisini. Gigi, tu con il cinese come sei messo? Ma io mi ricordo il titolo dei film di Bruce Lee, La Cina con Furore. Mi auguro che sia un fatto positivo, però giustamente Gian Gaspo ha detto che non ne parla. Eh sì, allora facciamo così, Salvatore, cioè vogliamo ascoltare anche un breve stralcio anche dell'intervento di Gian Gaspo nei nostri studi, che poi ha di fatto chiuso la strada a Cheng, sostenendo poi come il suo sogno sia quello di far restare il Bari ai baresi. Allora, siamo pronti dalla regia anche di Telebari, vediamo la breve dichiarazione di Cosmo Gian Gaspo. Io non conosco assolutamente né la società né questa persona. Quindi comunque non c'è stato quantomeno un contatto? Assolutamente, no? Mai, in passato naturalmente. Ho avuto una mail via PEC al quale ho risposto, e quindi dicendo che giustamente non è il momento. Non è il momento, sapete perché, adesso c'è bisogno di un timoniere che sono io, devo governare questa nave in un porto tranquillo, e non ho assolutamente tempo da dedicare ad altro. Lo vedete voi quotidianamente, quindi questa relazione, se potrà aprirsi, si aprirà al tempo giusto, ove queste persone si presentino in un modo migliore, perché così sulla stampa onestamente io... Non le è piaciuto? No, non l'avrei fatto, io non l'avrei fatto, non mi sembra un approccio giusto. Il mio sogno per quanto riguarda la nostra città è nel triennio, in questo famoso obiettivo finale, fare in modo che la Bari resti ai baresi. Rieccoci insieme. E allora, Salvatore, storia chiusa, possiamo dire, è stato chiaro, no, al presidente Cosmo Gian Gaspo, al di là di tutto? È stato molto chiaro, non chiuderei niente a nessuno, però in questi anni abbiamo avuto non una ma diverse esperienze negative con annunci prima di fatti concreti. Sì.
Ovviamente il presidente Giancaspo ha detto che lui amerebbe, gli piacerebbe che il bar rimanesse in mano a persone del territorio, e non è una cosa sbagliata, ma il calcio moderno ci insegna che sempre più, come dire, intrecci internazionali si tessono attorno a una squadra di calcio. Quindi detto ciò, io mi piacerebbe, ma non solo a me, credo a tutti, che chiunque si affaccia a fare un'operazione, un'eventuale operazione del genere, faccia prima i fatti e dopo faccia l'annuncio a cose fatte. Quella sarebbe la cosa giusta, e si possono presentare chiunque, per quanto mi riguarda. Ma tutti questi annunci preventivi con le fanfare della stampa che amplificano certe cose hanno portato a Bari solo danni fino adesso. Ma non Nordin, torna indietro. Sì, vuole dico, che però faccia tutta la cronistoria. Fino a ci vorrebbe un'altra puntata. Esattamente. Quindi io mi piacerebbe, ma credo a tutti, che venisse fuori un comunicato: è successo questo, punto. No, io voglio che tra un po' forse annuncio che succederà questo. Andiamo avanti. Sulla stretta attualità. Allora, arrivano tante domande, ci chiedono di Boateng. A me personalmente, all'idea della velocità, è un calciatore che da un punto di vista tattico e tecnico non mi convince, francamente non mi piace, gusto personale. La vostra opinione. Boateng si deve rendere conto che sono 2 o 3 anni che non riesce ad avere una continuità di rendimento. È chiaro che gli mancano delle basi importanti, il tocco di palla del genere. Come giustamente parlavamo prima con Salvatore, un po' di tecnica individuale, un po' di della classica mezz'ora prima di riprendere il telefonino, le cuffie, sul campo potrebbe fargli molto ma molto bene. Una volta ai giocatori, parlo di me personalmente, che avevamo i piedi un po' ignoranti, ci mettevano davanti al muro oppure ci mettevano a fare i cross. Adesso non è un sostituirmo, un suggerimento, per carità, allo staff a Stellone, per carità. Però non gli farebbe male. Io ho visto ex calciatori che quando giocavano avevano i piedi appunto ignoranti, poi si mettevano ad allenare i portieri, diventavano dei fenomeni. Questo vuol dire che il ripetere l'esercizio ti fa migliorare. Ma alla fine è lo stesso calciatore che deve sollecitare. Io quello che dico è che la sua velocità, la sua facilità con cui salta l'uomo, viene vanificata poi dal cross sbagliato, dal tiro sbilenco. Allora, allenati su questo e diventi un giocatore importante. Sistematicamente. Ovviamente, Salvatore, ci chiedono i nostri amici notizie di mercato. Giampiero ci chiede soprattutto di Cacia. Cacia resta il nome caldo per l'attacco, lo sappiamo. In questo momento lui ha ancora un anno di contratto con l'Ascoli, si sta trattando per il rinnuovo, non hanno ancora trovato un accordo. Ovviamente il Bari è lì vigile, pronto a sfruttare un'eventuale rottura tra Cacia e l'Ascoli. Sì, arrivano anche cifre, cominciano a circolare cifre, tra virgolette, dico un po' esagerate forse, perché visto che ci sono delle situazioni ben precise da rispettare in Serie B, evidentemente sono richiami o insomma delle offerte per provare a convincere il giocatore a cambiare casacca, mettiamola così. Sì, non sarà facile convincerlo, perché poi pare che comunque Cacia ad Ascoli stia anche bene, però se la trattativa dovesse saltare, il Bari è lì pronto, Soliano è pronto a dir la sua. Gigi? Cacia praticamente, la posizione di Cacina deve vedere rispetto a quella di Maniero, insomma, anche perché su Maniero si dice che possa andare via. Il problema è che insieme a Cacina devi prendere praticamente un altro. Però Gigi, l'idea del Bari è quella di avere 4 punte tutte di livello, quindi De Luca, sì, però, Maniero, Cacina, eventuale poi altra seconda punta. A parte De Luca, che vedresti troppo affollamento. Che fai? Opti per Maniero, non gioca Cacina, opti per Cacina, non gioca Maniero. Su questo però Gigi potrebbero giocare tutte e due. No, tutte e due, però sai, 42 partite non sono poche, ed avere anche un attaccante che quelle partite un po' bloccate le butti tutte e 3 in campo, e sono 3 di quel genere, no, sai, non sarebbe male. Ma è chiaro che bisogna fare anche i conti a quello che è il budget. Certo, di 4 punte, 4 prime punte, perché qualcuno dice Gonzales, Cacia, Maniero e De Luca, ciao, diventa sarebbe bellissimo, però diventa anche di difficile gestione. Ci chiedono anche di Sodimo e Furlan, sono 2 giocatori che piacciono a Stellone, piacciono a Sogliano, ci sono delle trattative anche in questo caso in corso, però ovviamente ci sono tempi da rispettare, però sono 2 giocatori comunque sotto stretto osservazione. Sodimo Stellone lo conosce bene, Furlan lo conosciamo bene noi, perché l'anno scorso ci ha messo letteralmente in mezzo alla strada con quella una batteria partita. Sodimo, Furlan, Parigini, Fedato sulle fasce, sarebbe davvero un bel bar. Possiamo evitare di prendere quelli dietro, solo con quelli davanti. Ora stiamo facendo un po' di fantacalcio in attesa delle trattative. Allora facciamo così, un piccolo break, perché Paolo Gentile ci ha regalato l'ennesima clip musicata con tante belle immagini da mostrarvi. Vediamo.
a proposito della partita di ieri, ti chiedono come hai visto Maniero, se è ancora in sovrappeso. Ma si è mosso, ma secondo me è un falso magro, con tutto il rispetto, anche perché ieri per l'ennesima volta ha messo un paio di mutandine, dovrebbe mettere le mutandine in inglese, cioè. Però si è mosso abbastanza bene, però considera che in quella confusione di questa squadra di bravi ragazzi che però è ancora indecifrabile, però si è mosso, ha cercato anche qualche acrobazia, però è chiaro che sta meno bene delle altre e deve recuperare. Non so se è d'accordo. Vabbè, l'ho detto, insomma. Non sull'abbigliamento. No, ma a parte quello, insomma, i fisici, come dire, così importanti come il suo, è chiaro che si appesantiscono di più nei primi giorni, ci vuole un po' più tempo per farli diventare un po' brillanti. Io credo che Maniero però sa perfettamente che si deve mettere assolutamente in riga e fugare ogni dubbio sulla sua forma fisica. Una domanda che è diventata un po' un ritornello dei tifosi, novità su Rosina? No, al momento no, nessuno. Su Rosina non ce ne sono, ripeto, in questo 4-4-2 forse un giocatore con le sue caratteristiche non è magari ben visto, tra virgolette, da Roberto Stellone, però staremo a vedere. Il presidente ha detto che lui personalmente gli piace molto, però non può mettere bocca perché giustamente lui ha definito i ruoli e ognuno si deve occupare del proprio settore. Tu Gigi lo riporteresti? Ma il problema è se da parte di Stellone all'inizio c'era la volontà di prendere Rosin, l'avrebbero chiuso tranquillamente, a prescindere dal tempo che abbiamo perso, insomma. Intanto ieri, tornando per un attimo alla partita di ieri, ancora una volta, quel gol che abbiamo preso però ci ha fatto tornare vecchi fantasmi e fantasmi del passato. Alla fine, può sembrare come un omaggio alla splendida ospitalità di questa Valle di Pinè che ci ha fatto, insomma. Poi un po' di popolarità, quel ragazzo che sicuramente giocando in prima categoria non le è sembrato vero far gol al Bari. Però io aggiungerei che ho visto un Di Cesare leggermente arrabbiato perché ha accusato il colpo. Ma non perché è colpa sua, nel senso che non avrebbe assolutamente mai potuto prendere gol. Gol simili nella passata stagione ne abbiamo presi tanti, troppi. Cioè, sì, infatti proprio per questo Di Cesare, ripeto, l'ho visto particolarmente contrariato, infatti ha suonato la carica per cercare di rimettere a posto le cose. Noi siamo quasi in chiusura. Mi fai salutare il tutor? Il mio tutor per gli anziani, Franco Letta, sì, sistematicamente di fronte a noi a sta continuando a fare selfie a destra e a sinistra. Vabbè, dobbiamo ringraziare anche lui per la tua presenza. Però grazie, un grande tifoso anche lui. Grandissimo tifoso del Bari, però dobbiamo anche noi sopportare poi Franco. Allora, noi ovviamente siamo, Salvatore, siamo in chiusura, poi contiamo poi da domani magari dimostrare nuove immagini degli allenamenti, del ritiro, ma soprattutto la speranza è che possa poi arrivare qualche nuovo sì, volto. Vediamo, di documentare attraverso le immagini di Paolo qualche arrivo fino a così tanto atteso. Gigi, la promessa di rivederci a Bari, quando parti? Quando parti? No, io parto domani e forse vengo per l'ultima partita con un altro comitivo. Insomma. Ah, perfetto. L'ultima partita del Bari. Perfetto. Grazie dell'ospitalità. Grazie a Gigi Frisini, grazie Paolo, come sempre a Salvatore Guastella. A domani con una nuova puntata di Ritiro Biancorossa. Ciao. Grazie. Questo programma è stato offerto da Divella, Bari Blu, Autoteam Bari, Carrozzeria Calabrese, Sogni Blu.